Bentornati ragazzi, sono Giovanni e oggi sono qui con VX18, Forza Lazio ragazzi, bello. per guardare allo Stadio Olimpico Lazio-Frosinone. Oggi bisogna assolutamente trovare i primi 3 punti stagionali dopo le sconfitte contro le due squadre più forti del campionato. E sono fiducioso, siamo fiduciosi? Certo. Siamo fiduciosi, siamo fiduciosi. La mia Lazio, la nostra Lazio, oggi all'Olimpico. Tra poco ci incammineremo verso l'Olimpico, dove incontreremo anche Jacopo, Ghiottone 99. E niente, ragazzi, forza Lazio, sempre e per sempre. Forza Lazio! Dai raga, dai! Fuori gioco, raga, fuori gioco. Ma infatti mi sono trattenuto nell'esultanza. Ma infatti mi sono trattenuto nell'esultanza. Ma ci vuole così tanto a controllare un fuorigioco maledettissimo? Fuori gioco. Vai! Vai! Che cos'è? Me lo sento! Ragazzi, che gol si è mangiato Immobile, cioè, ma veramente. Eccoli, entrano. Dai. Adesso segniamo. Qua vedi, entrano. Mi stava mangiando un sacco di occasioni, che cavolo! Belli Vinkovic. Sì? Alberto! Alberto!
aspettate perché io non mi fido fino all'ultimo. Dai ragazzi, forza, finalmente all'inizio del secondo tempo. Oh, bravo, bravo, cazzo, bravo. Qua voglio sentire qua, cazzo. Oh no! Sì, Ferrari! Ce l'ho in tre fantacalci! Spettacolare! Dai! No, Acerbi, cavolo! Ha fatto un bel inserimento! Crossare basta sta palla. Vuoi crossare questa palla? Bravo! Ma perché non ci sta più capendo niente. Però dai! Solo per averci provato. Vabbè. Vai! Girati cazzo! Guarda Bada, che giocatore strepitoso! Vai! Ultimo minuto ragazzi, Caicedo! Vai Caicedo! Lulic, dai! Commenti a freddo. L'unica cosa che contava era la vittoria, erano i tre punti e li abbiamo ottenuti. Abbiamo giocato un gran bel primo tempo, abbiamo obiettivamente dominato, ci siamo mangiati 4 gol davanti alla porta, 2 con Immobile, tra cui uno abbastanza clamoroso, 1 con Parolo, il palo, e 1 con Milinkovic, anche quello abbastanza clamoroso. E poi l'abbiamo sbloccata nel secondo tempo con Luis Alberto. Dopo il gol del vantaggio ci siamo fermati. È una partita che vorrei comparare a quella dell'Inter contro il Bologna, perché l'Inter ha avuto molte difficoltà a sbloccarla e poi dopo l'1-0 ha iniziato a giocare in scioltezza. Noi invece abbiamo giocato molto bene fino all'1-0 e poi lì ci siamo fermati. Quindi c'è questa differenza particolare di mentalità tra Inter e Lazio, forse perché l'Inter giocava in trasferta e la Lazio in casa, ma proprio perché giocavamo in casa che bisognava chiuderla prima. Del resto mi è piaciuta la fase difensiva, mi sta piacendo molto la difesa, Acerbi ha giocato una partita monumentale, Wallace sta migliorando, io credo che quest'anno la Lazio subirà meno gol rispetto all'anno scorso, perché secondo me nel precampionato Inzaghi ha lavorato molto sulla difesa, ecco, soprattutto su Acerbi, che obiettivamente è un gran bel difensore, forse non a livello di Levrai, però rispetto all'olandese ha più esperienza anche nella Serie A. Ma ditemi che cosa ne pensate ragazzi, mettete un like se questa live reaction vi è piaciuta, così che io ne possa fare altre
In futuro andrò anche ad Empoli a vedere Empoli Lazio. Iscrivetevi al canale se per caso non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo più là. Ciao.